Inizio la preparazione dividendo i tuorli dagli albumi. Serviranno 5 uova medie. Monto con le fruste elettriche per un paio di minuti gli albumi con 80 g di zucchero e la buccia grattugiata del limone. Verso 50 ml di latte e 50 ml di olio di semi. Sempre lavorando aggiungo poco alla volta in modo alternato 100 g di farina 00, mezza bustina di lievito per dolci e 50 g di farina di mandorle. Ottengo un composto liscio e abbastanza fluido. Nei tuorli metto 80 g di zucchero, monto con le fruste elettriche per un paio di minuti. Aggiungo 50 ml di latte, 50 ml di olio di semi e poco alla volta 130 g di farina 00 e mezza bustina di lievito per dolci. Ottengo un composto liscio e un po' più corposo. Ho imburrato ed infarinato uno stampo per ciambella del diametro di 24 cm, verso metà dose del composto di tuorli. Spolvero con il cacamaro in polvere quanto basta. Verso ora metà dose del composto di albumi, spolvera ancora con il cacao amaro. Ripeto questi passaggi fino al termine degli impasti. L'ultimo strato non aggiungo il cacao. Metto in forno già caldo e statico a 175 gradi per circa 40 minuti. Come sempre vi consiglio di verificare la cottura con uno stecchino in legno. Se volete creare un dolce che stupisca i vostri ospiti, questa ciambella è molto scenografica e facilissima da realizzare, ma anche di una bontà superlativa. È un dolce molto amato dai bambini, che lascia stupiti i bambini, ma non solo. Cari amici, noi ci vediamo prestissimo. Ciao a tutti!